Grave incidente intorno alle 15:40 di venerdì a Schio, in via Maestri del Lavoro. 5 veicoli coinvolti, 4 le persone rimaste ferite, sono 2 agenti della polizia locale. Lo scatto è avvenuto all'altezza del depuratore. L'autista di furgone Kenti, che proveniva da Zanè ed era diretto verso Schio per causa in corso di accertamento, fra le ipotesi quella del malore, ha invaso una corsia opposta, planando col mezzo su una piazzola di sosta dove era presente una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino impegnata nel controllo di un'auto. Il Caddy ha travolto l'auto ferma per il controllo, che a sua volta ha investito i 2 agenti della polizia locale che stavano controllando l'auto appena fermata. L'auto, la cui presenza, ha evitato conseguenze peggiori ai 2 vigili urbani e quindi sbalzati in mezzo alla strada. Una seconda auto non è riuscita ad evitare a sua volta l'impatto. Il bilancio finale è di 5 mezzi coinvolti e 4 persone rimaste ferite. L'agente più grave ha riportato alcuni traumi ed è stato portato in ambulanza all'ospedale di San Corso. Trasportato in ospedale con ferite più lievi anche il secondo agente, accompagnato in pronto soccorso dai colleghi accorsi sul posto. Cura in ospedale anche per l'automobilista che si trovava fuori dalla sua auto, ferma al controllo per il guidatore e del Caddy. Nessuno dei 2 feriti è in gravi condizioni. Rilievi del sinistro e gestione del traffico a cura dei carabinieri di Schio.